Buongiorno amici e amiche di Nova News 24. Caos al Grande Fratello dopo il polverone alzato da Alex Schwarzer. Proprio anche la situazione che si è venuta a creare in casa tra Massimiliano e Beatrice si è protratta anche con altri concorrenti. E dopo che la storia d'amore, per così dire, la piccola storia d'amore, chiamiamola così, nata tra Giuseppe Garibaldi e Beatrice Luzzi, è finita male, proprio anche il calabrese si schiera contro Beatrice. Contro Beatrice, ovviamente, il calabrese dice: la smaschero, ecco cosa mi diceva in segreto. La nomination ricevuta da Beatrice proprio non è andata giù a lui, Giuseppe Garibaldi, che giovedì notte è sbottato contro la sua ex fiamma. Il geffino, dopo l'ultima puntata del Grande Fratello, si è sfogato con Paolo Ciro e ha sparato a zero su Beatrice. Garibaldi ha dichiarato che la Luzzi in segreto avrebbe sparlato di tutti con gli altri concorrenti, anche di Heidi, e proprio loro due, che erano in intimità, proprio avranno sicuramente detto cose che non si saranno nemmeno sentite ai microfoni. Se adesso non mandano i video di cui parla Alex, faccio un putiferio, ha esordito il calabrese Giuseppe Garibaldi, perché lui è convinto di quello che ha detto. Io passo per la persona sbagliata, ma io non sono lo sbagliato in tutto questo. Anzi, la smaschero e dico tutto quello che mi diceva. Mi ha parlato male di tutti, non ha risparmiato proprio nessuno, parlava male di tutti e io sono sempre stato zitto. Con quale faccia venivo poi da voi a ridere e a scherzare quando mi sparlava di tutti? Mi vergogno io per lei di quello che diceva. Un sabato sera ha sparlato con me in segreto di Heidi, e non era un parlare per gelosia, ma dire cattiverie. Io poi non volevo esprimermi e queste cose non le avevo ancora dette prima. In piscina ha parlato male di Max e Alex, ma perché erano i protagonisti e gli antagonisti di questo gioco. Lei crea, fa, distrugge. Non mi sono mai permesso fino ad oggi di dire nulla contro di lei. Io non l'ho mai votata e l'ho sempre messa nei miei preferiti. E ora che fa? Perché lei sapeva, lei è giocatrice, ha fatto una storia e poi l'ha distrutta mettendo in una situazione pessima sia me che altri concorrenti. Lei ora passa per la figura della santa. Adesso però basta, perché se esco io lunedì pago tutta Italia, ma tutta pago per farli votare contro. Io lo faccio perché io arrivo sempre dove voglio io. Qui fuori arrivo dove voglio sempre. Amici di Nova News 24, ovviamente le parole di Giuseppe sono veramente un po' esagerate, forse le ultime se le poteva anche risparmiare. Comunque sicuramente c'è qualcosa che sta accadendo nella casa. Beatrice ovviamente è la preferita del pubblico, il pubblico la vota sempre come la preferita, ma c'è ovviamente una parte della casa che è ovviamente schierata contro, diciamo una gran parte della casa. Amici di Nova News 24, cosa credete voi, che sia Beatrice la vera giocatrice di questo Grande Fratello o sono tutti gli altri concorrenti che, essendo troppo forte, si accaniscono contro di lei? Ditecelo voi. Intanto, se usciranno questi audio di Alex Schwarz, sicuramente sarà una puntatona lunedì sera e ci sarà un nuovo eliminato. Ricordiamo, Valentina e Giuseppe sono proprio gli imputati, almeno per il momento, nei sondaggi, a dover abbandonare la casa. Se vi è piaciuto questo articolo, mettete sempre il pollice in su e seguiteci su Nova News 24.